Allora, io provengo da un mondo che è un mondo musicale che è apparentemente molto lontano da quello della musica classica. Come, insomma, anche ieri chiacchierando, io provengo dal mondo dell'urban, quindi dalla musica non studiata, diciamo così. Dalla musica che fondamentalmente si impara in cameretta. E qualche anno fa, conoscendo il maestro Alessandro Muller, mi ha introdotto all'interno del mondo della musica classica che sto pian piano conoscendo, e tanti pregiudizi che avevo, preconcetti, pian piano me li sono sfatati. Però diciamo il preconcetto più comune che avevo io, e penso abbiano molti, è che comunque la musica classica è una musica colta e quindi lontana, una musica che è oltre. E quindi probabilmente non accessibile a tutti. Voi cosa ne pensate di questo? Sì, non sei accessibile. Siamo poco accessibili. Qualcuno dice che bisognerebbe avere i mezzi per capire quello che suona un gruppo classico di musica classica, avere delle basi musicali, avere degli ascolti, insomma avere anche un po' delle basi. Io più passa il tempo e più non lo so se questo è vero. Nel senso, noi di solito frequentiamo un ambiente che è abbastanza chiuso. Chiuso che vuol dire? È frequentato da gente che per gran parte forse ascolta solo quel genere. Però ci capita spesso, volentieri, delle volte di andare in alcuni punti, in alcuni posti magari non ufficiali, dove il pubblico è abituato ad ascoltare anche altro. E ci viene a dire, wow, la musica classica è una figata, perché ho sentito oggi, che ne so, Bartok, Ligeti, ma pazzesco, pensavo di sentire, sembrava delle robe di musica elettronica, di, non so, Aphex Twin o delle robe del genere, mi ricorda questo, cioè, quindi in realtà forse no. È vero che forse il modo in cui viene proposta, se ne parlava anche in questi giorni con Alessandro, non è la maniera più accessibile, il modo in cui viene proposta negli ultimi anni. Perché il mondo sta cambiando, perché grazie a Dio le nuove generazioni sono anche molto più aperte, anche dalla nostra in poi, insomma, non ci sono quei preconcetti per cui se tu ascolti Vivaldi non puoi ascoltare le Zeppelin, non puoi ascoltare Squarepusher, oppure non puoi ascoltare il rap. Noi per primi siamo apertissimi anche a vari ascolti, quindi noi per primi non ascoltiamo solo musica classica, cioè no. Però forse il modo in cui potrebbe essere proposta, forse i luoghi, forse anche cercare di avere un rinnovamento nel pubblico, insomma cose di cui stavamo discutendo in questi giorni, quello sì, potrebbe aiutare. Quindi musica difficile per l'ascolto, non lo so, dipende, è più difficile ascoltare Bartok o non so, o un raga di musica indiana o un pezzo di musica elettronica o un pezzo reggae roots degli anni 60, non so cosa. E ci sono altri generi musicali da cui la classica potrebbe trarre spunto per vendersi meglio, cioè per vendersi meglio al pubblico? Ma tu parli dal punto di vista musicale o dal punto di vista di un... del consumo della musica? Del consumo, della comunicazione, comunicare okay. La musica a un nuovo pubblico. Non so, e quello che immagino io è il nostro pubblico classico, forse era più attaccato alle riviste, più attaccato alla stagione o teatro della propria città che seguiva, forse poco avvezzo ai nuovi social o alle robe sono online. Quindi forse quelle sono le strade, la prima cosa che mi verrebbe da dire è quello, cioè il nuovo modo potrebbe essere sfruttare meglio i social, dipende come, sfruttare meglio lo streaming, sfruttare meglio, questa è una mia critica, mia personale, me ne assumo le mie responsabilità, penso che la musica classica non viene proposta online con la qualità che merita, io parlo proprio dal punto di vista audio, okay. Perché nel mondo del pop o del... nuovi generi, c'è un'attenzione all'oggetto messo online dal punto di vista qualitativo. Molte volte sto in macchina, ascolto dei concerti di musica classica che io per primo, la presa non è così, non è buona, ed io per primo dico non è così piacevole da ascoltare, ascolto qualcos'altro che mi arriva meglio, perché conoscendo quello che sto ascoltando preferisco ascoltarlo dal vivo piuttosto che ascoltarlo in macchina, ma questa è la mia idea. Sono varie cose che insomma ci si può lavorare, cioè, ci si può provare. Stare attenti a non andare ad alterare il contenuto, no? Per essere poi più facile, che è una cosa che
è stata fatta da tanti artisti, è anche un'operazione per certi versi che avvicina un pochino al, nostro, al mondo della musica classica. Mm-hmm. Però bisogna stare attenti a non essere, a non cercare il vendibile, mm-hmm, nella maniera, certo, no, più semplice, che diventa, che depista quasi il pubblico. Mi veniva in mente questa cosa, no? Ritornando un po' al primo concetto che hai proposto, cioè musica colta, musica per cui bisogna essere preparati. Io credo questo, credo che chiaramente ci siano diversi livelli di approccio, no? Per cui vado davanti alla Gioconda, faccio un esempio estremamente banale, però vado davanti alla Gioconda, mi arriva qualcosa. Sono un critico d'arte, mi arriveranno ben altri strati, altri livelli. Ti faccio un esempio al contrario, perché io sono un po' inspiegabilmente un appassionato di musica rap, tra i vari generi, no? E all'inizio, quando mi ci sono avvicinato, un po' anche per gioco, io sono semplicemente curioso, no? E quando mi ero avvicinato sentivo tutto un po' uguale, no? E invece poi entrando in quelle modalità, entrando in quel linguaggio, cominci a riconoscere anche, no? Modalità diverse, produzioni diverse, basi fatte in una certa maniera, quello che è cosiddetto il flow, no? Il modo, certo, di rappare, che dall'esterno uno ha un orecchio poco attento e dice boh, cos'è sta roba, è tutto uguale. Poi può piacere, non piacere, però lì ho riconosciuto comunque una ricerca e ho riconosciuto un percorso, a volte più fortunato, a volte meno fortunato, certo, a volte un po' più commerciale, a volte meno. Rigirandola dico, secondo me con la musica classica è uguale, portavo lui l'esempio prima, in contesti molto poco classici, no? Hai la possibilità di avere magari un pubblico che non è ad uso a parto, che pure rimane wow, perché alla fine è quello che fa la differenza, secondo, certo, me, è la modalità con cui tu proponi una cosa. Poi uno ha livello 1, apprezzerà livello 1, a livello 10 di competenza apprezzerà altro. E poi collegandomi a questo discorso del rap, che mai avrei pensato di parlare con due maestri di musica classica di rap, però... No, però ad esempio lui, ad esempio, è un super cultore del jazz, anche gli altri ragazzi, cioè veramente siamo curiosi, secondo me è quello che fa la differenza di un grande musicista, è se è curioso o meno, se rimane fermo soltanto a... Certo. Al 1722-24, faccio un esempio, sì, no, sì, per dire, e perché prendiamo spunti da altro. Quindi mi vengono in mente due domande. Allora, perché l'esplosione del rap nella sua storia, poi anche insomma, nel nostro paese negli ultimi anni, è perché è un genere che rappresenta una generazione, una situazione sociale, insomma, un contesto storico-culturale. E quindi i ragazzini in particolare, quindi le generazioni più giovani, si rispecchiano. Quindi quello che mi viene in mente è, forse i giovani, parliamo di giovani, si rispecchiano meno nella musica classica perché non si sentono rappresentati da un certo tipo di linguaggio e quindi da un certo tipo di comunicazione, oppure semplicemente perché non c'è una cultura in Italia che forma all'ascolto della musica classica, quindi parlo di trasmissioni televisive, la scuola, la radio, i media in generale. Hai toccato proprio il buco nero entro cui tutto viene risucchiato. Comincio io. Vai, ti vedo carico a pallettoni. Allora, esempio: teatro italiano X, potrebbe essere così, teatro X, è visto come una roba costosa, e trovare biglietti è difficile, costano tanto, e il programma in cartellone 9 su 10 è sempre molto simile da un anno all'altro. Posto molto non accessibile a tutti. Teatro tedesco, inglese, vai fuori, sono ragazzi che giocano con lo skate fuori, davanti al South Bank Center. Entri dentro, c'è una biblioteca, ci sono bambini di 8 anni con i genitori che giocano dentro il teatro, nella sala accanto suona l'orchestra, in una sala piccola c'è un concerto di musica da camera, ci sono biglietti a meno per gli studenti. È un altro modo di vivere la musica, un altro modo di vivere il posto dove si fa, e quindi per forza di cose, parlando con un ragazzo di 18, 20, 25 anni che sia tedesco o inglese, se gli parli di Schubert non lo vede come la luna, lo vede come potrebbe essere un cantante della zona, nel senso è un discorso molto più vicino.
poi da noi si parla sempre da 20 anni, bisogna portare la musica nelle scuole, educare i giovani, certo, però secondo me negli ultimi anni non è stato fatto in maniera così vincente. Perché se ne parlava prima anche con Alessandro, se per primo il musicista che va a scuola, se va a scuola e suona annoiato e lo vede come un lavoro che deve fare la mattina con 20 bambini, che è una roba abbastanza dura da fare, non c'è un bambino, cioè se non vede per primo il bambino la passione in chi viene a suonare, cioè per primo lui non sarà così invogliato ad andare a sentire un concerto. Questa volta anche ai concerti, sì, questo anche è vero. Abbiamo un po' quell'immagine. Non so, è un discorso di vicinanza, bisogna avvicinare le cose. In Italia è ancora visto come una roba d'elite e è qualcosa di lontano, e non lo è, non deve esserlo. Per questioni economiche, ma anche sociali, bisogna avvicinare i due mondi, perché noi abbiamo le prove, cioè la classica piace. Dal vivo, noi siamo per forza di cose, per noi è più difficile avere un impatto con uno streaming, è più difficile avere un impatto con la classica, con un video su YouTube, perché ti arriva in modo diverso, anche per questione proprio di concezione di suono diversa. Noi abbiamo bisogno del live. Allora nel live riesce ad arrivare dentro la gente. E quindi questo è un vincolo, cioè lento, per noi molto lento, molto più faticoso, e i numeri sono diversi. Sono diversi, poi c'è anche da dire questo, che per contro, quando poi riusciamo ad arrivare, c'è un amore che non torna più indietro. Nel senso che comunque ci è capitato, citava prima la scuola, no? Ci è capitato di suonare nelle scuole, abbiamo fatto tantissimi concerti e proselitismo, diciamo così. A volte presentando anche cose un po' azzardate, diciamo, ma non lo so, no, ragazzi, magari delle medie, però anche lì sempre se la modalità è quella giusta, il ragazzino alla fine è contento e si sente rappresentato. Allora ritorniamo al discorso che facevi tu prima, chiedevi se è una questione di linguaggio essere rappresentati o meno. Probabilmente loro la vedono lontana la musica classica, perché l'immagine è quella del pinguino, no? No, del professore d'orchestra vestito in quella maniera. Adesso io non voglio dire che si debba vestirsi in jeans, no? Non basta quello, perché alla fine il veicolo musicale, no, è quello più importante. Però se c'è la modalità giusta, se fai vedere al bambino, al ragazzino, all'adolescente, all'universitario, che è quello che sta ascoltando, gli dai dei codici, delle chiavi di lettura, allora lì ti seguirà. Quindi è soltanto quello. E poi, anche guardando voi, no? Allora, già voi siete un quartetto, no? E il quartetto sappiamo, insomma, essere forse... è un qualcosa che non è simile a niente nella musica come formazione, no? Il quartetto classico rappresenta un po' un... ecco, come possiamo definire un quartetto? Adesso non neanche mi viene in mente un termine, però è un unicum, no? È qualcosa che ha delle dinamiche. E guardando voi, la cosa che... questo mi riferisco al discorso che abbiamo bisogno del live, no? La comunicazione che voi avete instaurate col pubblico quando suonate è potentissima, molto più anche delle stesse note, no? A me la cosa che ha più impressionato è la ricerca dell'altro, dell'ascolto dell'altro, del vivere quel momento in funzione dell'altra persona. E questa è una cosa che, se tu vedi un po' come stiamo andando, no? Come modello di società, è qualcosa in netta contrapposizione, perché è l'epoca dell'individualismo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche in questo, per questo motivo, la musica ha un potenziale mostruoso anche da un punto di vista pedagogico. E non parlo solo di bambini o di ragazzi molto giovani, parlo di persone. Ecco, per esempio, a voi l'esperienza del quartetto, oltre che come musicisti, però proprio come persone, che... Guarda, ti dico, io sono l'ultimo arrivato nel quartetto Mirus, no? Sono il veterano, fondatore, no? E... personalmente arrivavo da altre frequentazioni, che fossero orchestrali, da camera, comunque altri mondi, altre sfaccettature del grande mondo della musica classica. Sono entrato nel quartetto e a me personalmente questa cosa ha cambiato tanto. Richiede, ma non soltanto da un punto di vista tecnico strumentale, sì, chiaramente anche quello, ma richiede proprio un'attenzione nei confronti dell'altro. Due cose, un'attenzione nei confronti dell'altro e parimenti è una dinamica che si gioca per sottrazione, cioè tu imponi la tua presenza facendo un passo indietro, e questo secondo me è geniale, cioè questa cosa qua veramente fa la differenza. Quindi educazione all'ascolto
e dare spazio all'altro. No, non ci si può, perché sono quattro voci dove più ti imponi più crei caos. Non si fa, non si fa più. Quindi tu immagina se tutti quanti avessero questo tipo di attitudine, no? Nei confronti dell'altro in generale, chiaramente avremmo un mondo migliore. No, adesso, al di là dei facili slogan, però inevitabilmente porta all'ascolto verso l'alto e al dare spazio. Anche perché non è la voce singola, non c'è una qualcosa giusto. Immagina un quartetto, detta proprio terra a terra, sono quattro voci che hanno una melodia, ritmo insieme, bisogna essere intonati a tempo, suonare insieme bene, ma l'ideale, cioè quando esce fuori la musica, in realtà non è fatta da solo ognuno di noi, a volte sì, a turno qualcuno esce e dice qualcosa, ma l'ideale, fin dai primi studi che facevamo in Germania, ci dicevano suonare quattro voci per costruire qualcosa in mezzo. Cioè non sei tu, cioè non è, cioè suonare per avere quattro voci che costruiscono una quinta cosa che è in mezzo, allora ognuno dà il suo, no? Che è la stessa cosa, noi abbiamo suonato per anni in orchestra Mozart con Abbado, abbiamo girato in Europa, abbiamo suonato ovunque, era stata una grande, più passa il tempo più ci rendiamo conto che è stata una grande lezione di vita, anche musicale, anche se non era quartetto ma era orchestra. Lui diceva sempre, bisogna ascoltarsi, ascoltatevi, non c'è uno che ha ragione in quattro nella musica, perché la musica è fatta da armonia. Armonia vuol dire equilibrio tra varie voci sovrapposte uno sull'altro che messe insieme creano qualcosa, una struttura che proprio visivamente si vede lì davanti. Che è qualcosa di superiore alla somma. Esatto, che è qualcosa di superiore a te stesso, è qualcosa che va verso l'alto. E allora è lì che, come si suol dire tra di noi, no? Che a un certo punto suoni e sei in grado di fermare l'aria. Cioè chi ti ascolta dice sta succedendo qualcosa, non sto capendo, ma sta succedendo qualcosa che non è lì, è qui. E l'ideale è quello, ed è il fatto di ascoltarsi in modo da avere un giusto equilibrio. Penso che questa è un'idea che funziona per un quartetto d'archi, ma può funzionare anche con un quartetto jazz, con quattro tenore, sardi o... E lì, l'ideale è quello. I famosi livelli, no? Che dicevamo prima di esperienza che pubblico può avere in base alla propria preparazione, da virgolette al genere, secondo me quello è la prima cosa che arriva, cioè live è l'empatia che tu vai a instaurare con il pubblico, che è una cosa che non ha confronti, insomma è... Disco difficile. Esatto, quindi perché no, il pubblico è il quinto uomo, no? del quartetto, come usando... E oggi cosa ci suonerete? Oggi suoneremo un quartetto di Szymanowski, il secondo quartetto di Szymanowski, che è un quartetto in realtà poco eseguito, poco suonato, poco conosciuto, dalle possibilità espressive incredibili. Però la cosa straordinaria di questo compositore è che fa un po' un'unione tra quello che era la storia, quello che era il passato, per cui utilizza degli schemi, no? Delle modalità costruttive e compositive del passato, forma sonata, fuga, insomma cose un po' tecniche, però poi proiettato verso un linguaggio, un futuro nuovo, avendo la capacità, e questo è straordinario, di creare delle ambientazioni sonore con degli effetti, delle cose estremamente pregnanti, estremamente forti, e per cui consigliamo l'ascolto a tutti di questo quartetto, perché è stato per noi una scoperta, e la cosa divertente è che ogni volta che lo suoniamo ritroviamo poi cose nuove, e è questo che mi piacerebbe poi un pubblico potesse sentire, un sedicenne, un ventenne, un trentenne, un 92enne. Cioè la cosa bella di questo tipo di musica è che ogni volta ti può dare qualcosa di nuovo, e questa forse è un po' la magia della musica classica e la magia della musica live fatta dal vivo, no? Questo brano è molto scuro, cioè molto profumato, ci sono molti colori, molto visionario, dalle tinte molto scure, quindi anche per questo abbiamo scelto questa partitura. È onirico, ma un po' sinistro, quindi all'inizio potrebbe anche un po' spaventare, ma se ci si lascia andare poi si fa un percorso emotivo. Grande, grazie mille. Va bene, a voi, grazie a voi. Grazie ragazzi.
Thank you.
Thank you.